in Serbia e sono contenta di esserci, prima di tutto con un gruppo che è partito dall'Italia. Sono di origine veneta e abbiamo sempre vissuto con il concetto fondamentale rispetto dell'ambiente, primo, della cultura sana, del mangiare sano e del rispetto degli altri. Il cibo deve essere prima di tutto un'alimentazione per il nostro corpo, deve essere curato e nel rispetto del fisico e della persona che dobbiamo vivere. È fondamentale nella mia vita, lavoro nella nostra vita di operatori turistici e quindi in più voglio aggiungere che ho trovato dei validi alberghi. Forniscono non solo l'essenziale ma anche una categoria molto elevata da poter permettere di portare con noi in futuro piccoli gruppi, gruppi un po' più sostenuti. Abbiamo visto tutte le fasce di età possono affrontare questo tipo di viaggio, questo tipo di località e gli alberghi sono veramente adatti a qualsiasi livello di clientela con cui noi ci troviamo a lavorare tutti i giorni. E ringrazio anche questo perché non immaginavo per niente di trovare strutture di questo tipo. Grazie ancora. E un discorso particolare lo merita l'organizzazione Zetter, sia per quanto riguarda gli alberghi, sia per ristoranti e personale che viaggia con noi. Una particolarità, gli alberghi veramente hanno riservato per noi un trattamento speciale e sono dotati di, per esempio, di una suite meravigliosa. Non capita spesso di fare un viaggio tour così abbastanza semplice come programmazione e avere delle strutture così ricercate e così attente, così ricche di coccole per chi viaggia. Grazie davvero. Grazie a te. Grazie. Questo viaggio è appassionante. La Serbia è stata una piacevolissima sorpresa, anche se mi ero preparata con tanta diligenza studiando i posti che avremmo visitato. Devo dire che sono stati superiori alle aspettative. La natura ha veramente un fascino, così incontaminata in tanti posti, ma anche la vita delle persone è a misura d'uomo ancora. E spero che il progresso non la rovini. Dove invece ci sono già città, soprattutto a Belgrado, c'è tanta pulizia, tanto decoro e anche tanto orgoglio. Molto bello vedere questo da parte dei serbi. Non avrei mai pensato di fare un viaggio in Serbia, anche se sono una viaggiatrice. Ho girato molte parti del mondo, ma non pensavo assolutamente alla Serbia. Quando mi è stato proposto, ho pensato che forse sarebbe stato anche interessante, ma tenendo presente il passato di questo paese, ero molto preoccupata e pensavo di vedere delle cose, non so, appunto bombardamenti, paesi rovinati, paesi un po' come il nostro terremoto in Umbria, nelle Marche, in Italia. Invece devo dire sinceramente che sono rimasta moltissimo meravigliata del fatto di vedere appunto palazzi stupendi a Belgrado, strade meravigliose, un benessere abbastanza sviluppato e poi soprattutto persone di una grazia e di una gentilezza che veramente mi hanno molto ma molto emozionato. Ringrazio chi mi ha proposto questo viaggio e non nascondo che farò un continuo, diciamo, come si dice, un continuo, aiutatemi, promozione non solo per i miei, io sono iscritta a 2 o 3 club importanti e quindi farò promozione presso di loro e sicuramente se ci sarà un altro viaggio
in una zona meridionale verrò sinceramente con molto piacere. Grazie. Ancora. Va bene? Grazie a te. Cancella, va bene. Grazie per questa esperienza di viaggio, mi trovo sospesa ad alta quota in mezzo alle montagne bellissime che dividono due territori, due stati oggi della Serbia e della Bosnia, ma che di fatto fanno parte dello stesso habitat, l'habitat è identico e bellissimo, abbiamo da una parte e dall'altra questi due territori, e in mezzo c'è questo sole bellissimo, sospeso quasi nell'aria, dove ci stiamo godendo questo sole meraviglioso. Grazie. Sono molto contenta di aver fatto di fare questa esperienza in questa regione ancora poco turistica. E sto cercando anche di realizzare un documentario che parlerà della Serbia in generale, dei luoghi che ho visitato, con anche riferimento agli hotel che abbiamo, esatto, dove abbiamo soggiornato, che sono bellissimi e molto confortevoli a dire poco. Quindi, quando torniamo in Italia uniamo le forze per promuovere molto volentieri questa nuova destinazione, che con Gruppo Zetter è veramente il sinonimo di qualità, di certezza, di affidabilità e di... Come ho già pensato di fare, ipotizzato, si promuoverà il viaggio della Serbia nella sede dell'associazione culturale che io presiedo, che è situata in Villa Borghese, che sarà un posto bellissimo, siete con i nostri ospiti per presentare il viaggio e il documentario a Milano, e spero di realizzare al più presto. Sì, allora più che mai ci teniamo in contatto, io ti fornirò tutto il materiale necessario, i nostri documentari, video, fotografie, eccetera. Pubblicheremo delle vostre notizie anche sulle riviste di cui io sono autore. Brava, sono felice di averti incontrato. Grazie. Anche per me è un viaggio bellissimo, grazie a voi. Grazie a te. Ciao, grazie. Con l'organizzazione Zetter, e non nascondo, con qualche timore, vista anche le vicende storiche che hanno coinvolto l'Italia, la Serbia durante la Jugoslavia, più che altro durante la Seconda Guerra Mondiale, ma mi sono veramente ricreduto. Il paese è molto bello. Belgrado, che ritenevo una città piuttosto provincialotta, si è rivelata una città molto gradevole, vivace, bella. Il centro di Belgrado è decisamente di una grande città. E la gente è allegra, il centro è vivace, c'è molto movimento, forse più di Roma, durante la sera le vie sono affollate e piene di giovani, e quindi l'impressione non è che più che positiva, anche per gli accompagnatori che sono stati di una gentilezza e di una affabilità fuori del comune. Grazie, grazie mille a te. Vai. Sono venuta con il gruppo Zetter Serbia
mi trovo benissimo, è una cosa meravigliosa, non credevo mai di... Anche ho fatto altri viaggi, però come questo è, forse sarà l'unico dei 20 viaggi che ho fatto. È buono il mangiare, è buono tutto perfetto. Non lo so, che altro devo dire, che ci starei per sempre. Ah, che carina, grazie, grazie. È bello. Che impressione ti fa questo paese? È una cosa meravigliosa, benissimo. Hai detto che ti piaceva il calore delle persone, la cosa Sì, le persone sono gentilissime proprio. Guardi, non so che dire perché veramente è una cosa bellissima. Ogni giorno scopriamo delle cose meravigliose. Grazie, grazie cara. Grazie mille. Poi basta, insomma, che altro. Allora, che emozione ti ha dato questo viaggio? Abbiamo festeggiato il tuo compleanno. E che cosa ti ha dato questo? Intanto mi ha dato 10 anni di vita di più. Perché poi in questi posti non pensavo proprio che c'erano tutte queste meraviglie, le meraviglie del mondo. Poi il personale, poi il mangiare, poi le vedute, il fiume. Ieri siamo andati al fiume. Alla Drina. Abbiamo fatto 2-3 ore di navigazione. Meravigliosa, abbiamo visto di tutto e di più. Allo scoperto. E poi gli ha cambiato il posto. Non so dire altro perché non so parlare. Abbiamo visto da lontano il ponte famoso. Il ponte famoso della Drina, il ponte vecchio. Quando arriva il ponte nuovo, si scioglie il ghiaccio. Poi il ponte vecchio. Giusto. Costruito nel 1500. Mi dicono che è stato costruito nel 1557. Brava, brava, grazie. Grazie mille. Allora, non te lo aspetti, perché se senti le voci, quello che magari ti viene riportato sai in Italia, magari perché è un paese che ha passato la guerra, ti pensi di arrivare qua e trovare, hai un po' timore. Okay. Poi dopo vedi che probabilmente stanno meglio di noi. Vero. Anche perché è semplice, lo vedi anche dalle banche,
sembra di essere tornati nel 1800, non c'è neanche il tornello per entrare. Infatti. È tutto aperto, le ragazze di qualsiasi età sono in giro da sole senza problemi, senza che nessuno le disturba. È vero, sono è vero. Tutte cose che abbiamo percepito, no? Allora in un primo momento sai anche i ragazzi dici no, non li fai andare qui, non li fai andare là, poi dopo ti guardi attorno e dici boh, andate dove volete, perché alla fine mi sa che è molto meglio stare, cioè più sicuro qui che da noi. Sicuramente più meglio qui che a Milano, come sicurezza, ma poi vabbè non parliamo dei prezzi, perché i prezzi dopo ti viene da sorridere, perché veramente a prendere una bibita e non so, un panino forse non arrivi neanche a 2 euro. Quindi. È vero. È una destinazione meravigliosa. Ancora low cost. Poi, è il momento giusto per venire qua. È il momento giusto per venire qua, ma anche a fare le ferie. Ma con 500 euro qua stai un mese di ferie. È vero. Veramente. Poi comunque l'ambiente è molto bello, è tutta la natura, si mangia molto bene, si mangia bene. Questo non lo penseresti neanche, abituati come siamo noi italiani, sai, invece è buono. Okay. Non siamo all'eccesso, ma è buono. E quindi siamo qua per fare il gemellaggio? Sì, siamo qua per fare il gemellaggio, per fare... Se no vai a cagare! Per giocare assieme, per confrontarci. Esatto. E comunque per dall'inizio una collaborazione che durerà. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente. Secondo me sicuramente. Tante belle esperienze sì, insieme. Sì, una bella esperienza. Ok. Una bella esperienza. Ringrazio tantissimo di questa testimonianza. Niente, grazie, è la verità. Niente. Grazie. Niente. Ok, a prestissimo allora. Va bene. In bocca al lupo! Grazie. Mattia, buongiorno e buongiorno. Benvenuti a Belgrado. Grazie. A nome di tutta la società Zepter International, a nome di Zepter Hotels, vi diamo il benvenuto. Come vi siete trovati nella nostra struttura a Baina Bashta? Ci siamo trovati molto bene, sia io che il mio staff, che i ragazzi, il personale dell'albergo è gentilissimo, cercano sempre di accontentare le nostre esigenze, sono stati con i nostri orari quando chiediamo di mangiare e cercano sempre di accontentarci e di rispettare i nostri orari, ci fanno sempre trovare le camere pulite, ordinate. E il direttore dell'albergo è stato una persona eccellente, ci ha portato in giro a vedere i luoghi tipici del paesino, ma anche lo stesso paese, quando abbiamo la possibilità la sera, ho finito l'allenamento, di andare a fare una passeggiata, sono tutte persone che cercano sempre di farti integrare con loro, cercano sempre di approcciarti per parlare e scambiare due chiacchiere, quindi è stata davvero una bellissima esperienza. Ok, questo è un ritiro sportivo, quindi... È un ritiro sportivo, sì, siamo una squadra di ragazzi di 14 anni che giocano a pallone a livello professionistico e siamo venuti qua per prepararci per la prossima stagione che inizierà in Italia, il campionato inizia dal 22 di settembre e l'obiettivo è quello di far bene in campionato, provare a vincerlo. E avevamo bisogno, siccome sono tanti ragazzi nuovi che arrivano da altre squadre, di unirli e di far sì che si conoscessero, e quindi abbiamo scelto di venire qua e è stata un'ottima scelta. Benissimo, cosa succede oggi a Belgrado? Oggi a Belgrado abbiamo una partita contro lo Stella Rossa e una cerimonia di gemellaggio tra noi e loro. Noi quindi, oltre a essere Scuola Calcio Parma, avremo anche poi una collaborazione con loro ed è un vanto, perché non ci sono altre squadre in Italia del nostro livello che hanno la possibilità di collaborare con due società così importanti come il Parma e come lo Stella Rossa. Quindi una bellissima esperienza e poi i ragazzi hanno anche la possibilità di giocare con dei ragazzi che non sono italiani e quindi che hanno anche una cultura del calcio diversa da cui possono imparare, prendere spunto e anche, perché no, far vedere a loro come si gioca in Italia. Giusto, quindi uno scambio anche culturale. Uno scambio culturale, sì. Abbiamo fatto anche ieri un amichevole contro la squadra locale lì a Baina Bashta e a fine partita i ragazzi poi sono tornati in pullman con la squadra avversaria, si sono messi lì a chiacchierare, a conoscersi nei limiti della lingua, però comunque si sono trovati molto bene, hanno fatto amicizia. Si sono iniziati a seguire anche sui social, quindi è una bellissima cosa anche per loro, oltre che per noi come a livello di società. Bene, speriamo di rivedervi presto nelle nostre strutture, di avervi ancora ospiti. Assolutamente sì, lo speriamo anche noi e volevo chiamare qui i ragazzi a fare un saluto. Sì.
tutti insieme, venite, venite. Fate un saluto. Questi sono i ragazzi della squadra. Andiamo, veloci. Ciao. Anche davanti. Salutate e andate. Ciao. 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 Adesso vi facciamo. Ciao mamma. Ciao mamma. Ci vediamo in Italia. Ok. Ciao Tony. È stato il mio sogno. Grazie. Siamo al confine tra la Bosnia e la Serbia. Siamo in questo press tour in Serbia. Siamo partiti stamattina dalla Banja Bašta. E abbiamo fatto un'esperienza molto interessante di degustazione di grappe in un'azienda del luogo. E poi siamo passati appunto in questo luogo, questo parco nazionale di Tara. Non è la stagione forse ideale, però comunque è bellissimo perché ci permette di vedere uno dei panorami più interessanti della zona. E è bello essere qua, la gente è molto accogliente, sono posti che non tutti magari conoscono, ma che dovrebbero, meritano di più, diciamo, meritano di essere conosciuti, approfonditi nella loro cultura, nelle loro bellezze naturali, che come vedete sono notevoli, nella loro cucina e nel loro artigianato, e speriamo insomma di parlarne e di portare qua qualche italiano interessato a destinazioni un po' fuori dal mucchio, fuori dalla pazzapolla. Siamo nel villaggio di Kusturica, il villaggio di legno costruito in occasione del film, della realizzazione del film La vita è un miracolo, ed è un'esperienza molto interessante, come le esperienze che stiamo facendo durante questo viaggio stampa organizzato da Zepter. E oggi siamo partiti da un'altra zona molto bella che non conoscevo della Serbia, del parco Tara, dove c'è una bellissima vista sulla Drina e ci sono delle belle strutture dove si può passare l'estate vicino al fiume nella natura. E l'accoglienza è sempre molto calorosa, il cibo è sempre troppo abbondante e i cani sempre molto simpatici. Ci troviamo ora all'interno di questo fantastico museo Zepter, voluto dalla signora Zepter, in cui all'interno abbiamo potuto vedere tantissime opere di grande carattere realizzate da tutti gli artisti provenienti dall'ex Jugoslavia. Questo viaggio Zepter, che è stato organizzato per fare scoprire alla stampa italiana la Serbia, è stato di forte impatto per me e per tutti noi. Abbiamo avuto modo di vedere i luoghi, provare le strutture Zepter, assaggiare differenti tipi di cibi, ma soprattutto visitare i luoghi più interessanti, capire la storia grazie alle nostre guide, e penso che sia stata un'esperienza fantastica per me e per ognuno di noi, poiché non conoscevo veramente questo paese, e penso che il mio bagaglio è molto più ricco dopo questa esperienza.